La caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali? Questo non lo so, sicuramente ha un potere eccitante sulla nostra mente. Se non prendo il caffè non riesco a carburare, poi certo se ne prendi tanta diventi un po' mezza drogata. Io sono dipendente. Fa passare la stanchezza un po'. Ho notato che quando ho un pochino di mal di testa prendo un caffè e mi passa. A me da carica. Non credo. Sono contrario alla caffeina. A me rende nervosa. Ma la caffeina è comunque un eccitante, però sulle prestazioni mentali non penso. Bevo un caffè al giorno, non saprei dirle. Può? La caffeina è la sostanza psicostimolante più diffusa nel mondo, con un consumo globale stimato in oltre 120.000 tonnellate l'anno. Ma la caffeina può avere qualche beneficio sulle nostre prestazioni mentali? Sembrerebbe proprio di sì. Una recente analisi della letteratura confermerebbe che un consumo moderato di caffeina possa migliorare la concentrazione, l'abilità di risolvere i problemi che necessitano di ragionamento, possa velocizzare la capacità di reazione e ridurre la fatica mentale. Già diversi anni fa i test sui militari americani avevano dimostrato che se i militari venivano sottoposti a una veglia prolungata e poi a test di corsa e tiro al bersaglio, oppure test cognitivi come per esempio i test di memoria, ottenevano risultati migliori se assumevano caffeina. In pratica la dose più efficace si è visto essere quella di 200 mg di caffeina, che corrisponde circa a 2 tazze e mezzo di caffè. Si è giunti allo stesso tipo di conclusioni nelle prove condotte sugli atleti, in particolare negli sport aerobici come il ciclismo, i cui risultati dimostrerebbero un miglioramento della prestazione sportiva con dosi di circa 200 mg di caffeina, mentre non si hanno vantaggi negli sport anaerobici come la corsa veloce. Nella maggior parte degli studi che valutavano gli effetti della caffeina, i risultati migliori si sono ottenuti nei consumatori non abituali e si è osservato che non serve assumere più caffè per ottenere risultati migliori. Anzi, con livelli maggiori può aumentare ansia e pressione arteriosa, quindi è sempre valido il consiglio di non superare le 5-6 tazzine al giorno. La caffeina è contenuta in piccole quantità anche nel cioccolato, ma più che alla prestazione mentale, una ricca tradizione culturale lega questo alimento ai benefici sull'umore. Un'ampia analisi della letteratura condotta da importanti scienziati, tra cui alcuni italiani, ha valutato le basi scientifiche di questa credenza. In particolare, una sostanza chimica, la feniletilamina, soprannominata la droga dell'amore, si è visto che in realtà non raggiunge il cervello se consumata per via orale e quando ci riesce provoca mal di testa ed emicrania. Quindi l'hanno tranquillamente etichettata come un mito. C'è effettivamente nel cioccolato una sostanza, un cannabinoide, che è stata trovata in piccole quantità e avrebbe fornito una spiegazione per la presunta voglia di cioccolato e la dipendenza da esso. Ma è in quantità troppo piccola. Se tale sostanza avesse la potenza dei più forti cannabinoidi naturali, avremmo bisogno di consumare 25 kg di cioccolato in una sola volta per ottenere una minima percezione di sballo. Ma allora, perché il cioccolato ci piace tanto? Oltre ad essere effettivamente molto buono, gli autori sostengono che, essendo spesso usato fin dall'infanzia come premio, crea in noi una sensazione di gratificazione, più psicologica che chimica. Durante la gravidanza è bene non esagerare con il caffè. Una recente revisione della letteratura pubblicata sulla prestigiosa rivista American Journal of Clinical Nutrition ha infatti dimostrato che l'assunzione di 6 o più caffè al giorno è associata con basso peso e lunghezza del nascituro, oltre a un rischio di aborto. Gli autori suggeriscono che sia importante astenersi dal consumo eccessivo di caffè fin dal primo trimestre di gravidanza e che in assenza di problemi medici un consumo di 2-3 tazzine può essere considerato sicuro.